sono Francesca Mantovani e sono socia lavoratrice della cooperativa Coop-Ups di Sasso Marconi. Coop-Ups significa cooperative per attività produttive e sociali. Noi ci occupiamo di persone con disabilità psichica, per le quali creiamo dei percorsi di formazione personalizzati e abbiamo come obiettivo quelli di inserirli in ambito lavorativo in agricoltura. Siamo nati nel 1979 da un gruppo di soci fondatori costituito da operatori e familiari dell'ANFAS di Bologna. Siamo nati a seguito poi della chiusura delle scuole speciali, per cui i ragazzini con disabilità si ritrovavano ad avere grosse difficoltà a proseguire il loro percorso di formazione e poi di inserimento lavorativo. L'idea di partenza era quella di un'azienda scuola dove i ragazzi potessero fare per imparare. È stato scelto il settore agricolo proprio perché, diciamo così, aveva dei requisiti molto importanti per soddisfare quelle che erano le necessità dei nostri ragazzi. I lavori semplici, i lavori magari ciclici, anche la ciclicità delle stagioni aiutava i ragazzi ad imparare sempre di più e sempre meglio le loro mansioni. In più, il contesto all'aria aperta, che è un contesto che assicura grandissimo benessere. Inizialmente il nostro cuore era prettamente agricolo, adesso si è ampliato, si sono aggiunti dei nuovi settori. Abbiamo un agriturismo con fattoria didattica, poi nel tempo si sono aggiunte le manutenzioni del verde e tante altre attività, tra cui per esempio l'apicoltura, che è una delle ultime. Tutte le nostre attività comunque sono sempre state fatte per creare dei posti di lavoro per persone con difficoltà. Attualmente noi siamo in 70 dipendenti, di cui 20 sono svantaggiati, per cui insomma abbiamo una grande percentuale di inserimenti lavorativi proprio di ragazzi con disabilità. Dei primi ragazzi che sono entrati in azienda 41 anni fa, noi abbiamo ancora ragazzi che lavorano, ormai stanno per uscire perché per raggiunti limiti d'età pensionistici. Alcuni vivono presso la nostra sede dove abbiamo un piccolo gruppo appartamento. Ovviamente loro sono diventati autonomi e per loro proprio lavorare è una cosa, è fondamentale. Io sono Federica Minorini e vi parlo da Fiumalbo, che è un paese sull'Appennino tosco-emiliano, dove ho deciso di tornare dopo vari lavori e continuare l'attività di mio suocero. E mio suocero però ha sempre avuto delle pecore, degli animali, e nel 2015 ho deciso di prenderla in mano e di gestire l'attività proprio come attività principale. Dal 2015 sono partita con una trentina di pecore, adesso ne ho circa 120-130 e ho delle caprette in mezzo e praticamente da dove viviamo, da dove abbiamo le stalle, che è a poco sopra Fiumalbo, arriviamo con il pascolo fino all'Alpe del Monte Cimone, quindi proprio fino in cima. Questa attività è, come dicevo prima, l'ho presa in mano al 100% nel 2015 dopo aver fatto diversi lavori anche d'ufficio, quindi decidendo di tornare ho lasciato magari anche dei buoni stipendi, però ho preso in mano un'attività per non farla morire e spero di lasciarla un domani ai miei figli, ecco. Qui a Fiumalbo è un'isola felice, è uno dei borghi più belli d'Italia, bandiera arancione, e quindi è proprio bello anche il posto, bello il paesaggio. E noi con le nostre pecore, appunto, siamo al pascolo circa da maggio fino, tempo permettendo, novembre, e da novembre a maggio, col fatto che siamo alti, che nevica e insomma le temperature non sono più gradevoli, e lasciamo tutto il nostro gregge dentro le stalle. Io ovviamente ambisco ad andare sempre più avanti, da 30 pecore, ora ne ho 120 e comunque la produzione tutti gli anni aumenta, tutti gli anni si allarga e si allargano anche in cerca dei clienti, che qui essendo un posto turistico abbiamo molta toscana che viene in Emilia a comprare i nostri prodotti, faccio dei mercati anche in Emilia, quindi insomma ora ho i bimbi piccoli, quindi mi riesco a destreggiare anche male.
un domani che avrò i bambini tutti all'asilo, che sono un pochino più libera, insomma, cercherò di ampliare anche il discorso mercato, il discorso vendita, per poter fare anche diversi formaggi. Già ne ho in produzione sei tipi diversi, però insomma sperimentare insomma il mio latte anche in altre maniere, cercando insomma di migliorare sempre, cercando insomma di lasciare questa attività ai miei figli, che un domani la possano mandare avanti, per cercare di mantenere tutto il bello e tutte le tradizioni della nostra montagna. Mi chiamo Maria Matilde Iungano, ho 47 anni e da una vita sono imprenditrice agricola. Penso che si nasce agricoltore e non lo si diventa. Io sono alla terza generazione e sono molto fiera di proseguire quello che ha iniziato mio nonno, poi il mio papà, che adesso non ci sono più. Loro avevano un grande desiderio di avere un terzo erede maschio, purtroppo gli sono nate tutte femmine. Io sono stata colei che ha deciso di portare avanti. L'azienda nasce nel 1938 con una bella superficie aziendale nel comune di Forenza. Forenza, un piccolissimo paese in provincia di Potenza, nella Basilicata. Siamo a 835 metri di altitudine. Le nostre produzioni sono sempre state grano duro, perché penso che è la cosa maggiore che possa essere coltivata dalle nostre zone. Nei miei predecessori c'erano anche l'allevamento zootecnico, cosa che io purtroppo non sono riuscita a portare avanti. Dopo aver iniziato gli studi, proseguito la mia carriera, sono dovuta tornare per forza, sia per scelta oppure per forza, ma penso che quella sia un destino. Quando c'è un legame della terra è difficile da dissolvere. Le radici per me è una cosa importante, portare avanti le tradizioni. Adesso sono anche mamma di due giovanotti. Diciamo, in questo cammino c'ho anche mio marito, anche lui imprenditore agricolo. Non sono uscita per niente fuori dagli schemi dell'agricoltura. Avrei il mio sogno è che i miei ragazzi possano proseguire. Come raccontavo, la mia azienda è sempre stata produttrice. Siamo stati produttrici per tutti i grandi marchi, per le grandi aziende, mai trasformatori. Con la mia venuta, la parte penso femminile, mi sono dedicata negli ultimi periodi a trasformare la mia materia prima. Con il grano, perché produciamo degli ottimi grani duri, perché penso ce lo permetta il clima, il terreno, ho prodotto della pasta con una mia filosofia, un mio metodo. Consiste in una cosa semplicissima, siamo andati oltre il biologico, sarà una mia filosofia, spero in un futuro di avere ragione, meno possibile la mano dell'uomo. Ho lasciato alla natura il suo percorso. Abbiamo avuto dei bei risultati e questa cosa è l'unica cosa che mi rincuora per andare avanti con tutte le difficoltà che ci sono e penso ci saranno sempre. E abbiamo prodotto anche delle farine, ho riutilizzato dei grani antichi, ho ripreso un po' tutto quello che era le tradizioni del passato. Non solo. La chicca carina, ho fatto un laboratorio polifunzionale. Questo potrebbe essere uno spunto anche per gli altri imprenditori. Polifunzionale significa che nello stesso laboratorio io posso diversificare come diversifica la natura con me, dagli oli essenziali, dall'essiccazione delle erbe che io produco, dalle mie piccole marmellate, perché non spingendo la natura in modo intensivo. Le mie produzioni non sono esagerate, sono piccole. Come la natura mi dà, io così trasformo. Mi dai 10 kg, faccio 10 kg di marmellate. Mi dai pomodori, quest'anno è stato un anno favoloso, ho fatto tanta passata di pomodori. Però se l'anno successivo non ce n'è così tanta, io trasformo essenzialmente. La cosa importante è che nello stesso laboratorio si può passare dai peperoni cruschi, alle passate di pomodoro, alle farine, ai legumi. Quello che io produco, trasformo. Sto abituando anche i miei figli agli odori, ai sapori, al gusto. Se ha un gusto, è un prodotto valido. Senza tanti schemi, senza tante parole, alla fine il prodotto. La cosa che mi dà successo è che l'assaggiano e sentono realmente quello che
il prodotto trasmette ed è un passaparola. Mi sono anche rivolta in questo periodo di lockdown a internet, perché di solito i miei clienti erano le persone che ci conoscevano, compravano con fiducia, più che altro perché vedevano quello che facevamo, non perché credevano a quello che dicevamo. Questo è anche un dato di fatto di questi periodi. Adesso internet mi sta, in questo brutto periodo, diciamo, mi sta dando anche successo, perché le persone l'assaggiano e lo ricomprano, e questa penso che sia la mia maggiore soddisfazione. Salve a tutti, sono Giada di Zafferano della Lucchesia Clesia. La nostra azienda è iniziata nel 2010 con produzione e vendita di zafferano. Poi nel corso degli anni si è un po' evoluta e nel 2015 abbiamo ammesso anche le api con produzione di miele, polline e propoli. Poi, ancora andando avanti con gli anni, abbiamo chiuso tutta la parte alimentare, quindi non produciamo più il filamento dello zafferano, ma solamente i bulbi. E nella parte apistica abbiamo tolto il miele, il polline, il propoli, tutto quello che si produceva, e stiamo iniziando a fare servizio di impollinazione. Tutto questo dal 2018. Abbiamo registrato un marchio, un nuovo marchio, che si chiama Agrinsecta. Lo trovate anche sul nostro sito, e in più stiamo facendo, sperimentando un nuovo servizio con, non solo con api, ma anche con altri tipi di insetti impollinatori. La nostra produzione, ecco, è tutta iniziata nel 2010 con tanta passione, da una cosa mia ereditaria dai nonni, perché anche loro facevano i coltivatori, e quindi vengo già dalle basi, diciamo, di coltivatori della aperta campagna. Ora, tutte queste evoluzioni che abbiamo avuto noi in azienda anno per anno ci hanno portato ad oggi a capire a cosa volere nella nostra strada, e vogliamo questo nuovo prodotto che stiamo per lanciare sarà un'innovazione, soprattutto diciamo per l'ecosistema. Sarà un prodotto con green plastic free. Io ci tengo molto per l'ecosostenibilità del terreno e dell'ambiente. E in più, grazie a questi impollinatori, possiamo aiutare le aziende che ci richiedono questo prodotto, che ci vanno a chiedere questo prodotto, a eliminare tutti i pesticidi e tutti gli ormoni che vengono dati alle piante in mancanza, in carenza di questo prodotto. Io lavoro tramite e solo esclusivamente con digitale, io tramite web lavoro. Visto e bene che abbiamo investito molto negli anni precedenti nel digitale, questo periodo, diciamo, brutto che stiamo affrontando col coronavirus, a noi, ecco, non ci ha toccato molto, diciamo. Essendo arrivati pronti con il web, con le campagne pubblicitarie, sapendo smanettare, ecco, noi non abbiamo, ringraziando il cielo, non abbiamo avuto grandi problemi, ecco, su questo fronte, su questo maledetto Covid che c'è ora. Michela, Nati. Ciao, sono Daniela. Io sono Elisa. E io sono Marta, la figlia di Elisa. E siamo tre sorelle e abitiamo a Grattacoppa, in provincia di Ravenna. La nostra storia agricola nasce molto prima di noi. Già 60 anni fa i nostri nonni coltivavano la terra con tutta la famiglia, quelli che poi sono oggi i nostri genitori, e gli zii e le zie. Il podere era di 17 ettari. Era in affitto, e una volta l'affitto era la mezzadria, quindi c'era il padrone che si faceva a metà con il raccolto, e fortunatamente oggi non esiste più. Nell'azienda non mancavano gli animali all'epoca, quindi c'erano i maiali, le galline, le pecore, le capre, insomma, come al solito in tutte le aziende che c'erano allora. Ecco. Si macellava il maiale per la famiglia. Anzi, era una gran festa, è sempre stata una gran festa, perché insieme si lavorava la carne del maiale, poi si stagionava nella cantina, e l'approvvigionamento
invernale era perfetto. Senza maiale, senza vino, non si va molto in là. E quindi stiamo continuando questa tradizione di macellare il maiale e fare il vino. Ogni anno non manca mai. Ricordo una frase che ha detto la mia mamma qualche tempo fa, che qualcuno gli ha detto: ma non c'è neanche un maschio in quella famiglia, ma come si farà, come farai a portare avanti la tradizione agricola verso il futuro? E il babbo, così ci ha raccontato la mamma, ha risposto che era meglio che non ci fosse stato un uomo, perché poi si sarebbero create degli squilibri. Sì. Così con tre figlie femmine sarebbe andato tutto bene ugualmente. Il babbo poi è andato in pensione e quindi Daniela ha preso le redini dell'azienda, quindi facendo anche il primo insediamento. All'epoca era il 2001. Si riparte anche un po' con una versione innovativa, che è quella di mettere alcune porzioni dell'azienda nel bio, quindi in biologico. Nel 2009, però, alla fine succede che il babbo nel giro di 6 mesi si ammala e nel giro di 6 mesi muore. E lì ci siamo trovate un attimo così, un po' spiazzate. Cioè, lei era già dal 2001 che aveva preso l'azienda, però sotto la sorveglianza o comunque l'aiuto indispensabile del babbo. Sì, diciamo che tutti gli attrezzi, i mezzi agricoli li ha sempre usati lui. Noi facevamo più che altro manovalanza. Abbiamo lavorato ancora più in sinergia insieme alle due aziende. Io mi occupavo in realtà in quel momento di un'altra attività, facevo educazione ambientale nelle scuole, seguivo dei progetti di animazione. All'inizio del 2012 inizio ad entrare man mano nell'azienda e da lì iniziamo a guardarci un po' in faccia, cercare di capire che cosa si può creare, cosa si può modificare, cosa si può innovare. Il 19 marzo, la festa del papà del 2012, nasce la società agricola Bella Vista delle sorelle Nati. Bella Vista perché Bella Vista era il soprannome del babbo. Le premiazioni che abbiamo fatto sono state l'acquisto di qualche attrezzo e anche l'impianto fotovoltaico sul capannone agricolo. Vabbè, tante ricerche che abbiamo fatto a partire dal melograno, oppure il noce, il nocciolo, quindi già dal 2014-2015 inizia a cercare i piccoli frutti, allevamento di lombrichi, c'erano lumache, insomma tante nuove possibilità che potevano essere fatte in un'azienda agricola che aveva voglia di rimescolarsi un po' e andare a cercare delle culture o delle cose che non sono così consone. E da lì abbiamo pensato di mettere su il luppoletto, sia nell'azienda delle sorelle, ma anche nell'azienda di Riccardo. E insieme ad altre due aziende abbiamo creato una cooperativa, cioè un'aggregazione di coltivatori piccola, siamo quattro, che però si affacciava quindi in maniera aggregata, quindi più importante, verso i vari clienti, in una coltura che per il 98% viene importata. E da lì è nato il progetto del Luppolo e della cooperativa Luppoli Italiani. Nella prima costituzione mi hanno scelto come presidente e da lì è nata un po' questa avventura che ha dei momenti di un sacco di entusiasmo, ma dei momenti con scoraggiamenti. Un sacco di problemi. Problemi perché sì. Essendo una cultura nuova, in Italia non c'è uno storico, quindi ci si è basati su ricerche sicuramente sullo Stato europeo, ma anche in America, ad esempio. Infatti le varietà che abbiamo sono varietà americane e c'è anche una
come si dice, i massi birrai italiani non sono abituati a una materia prima del lupolo italiana. So, il lupolo è molto affascinante. Il lupolo è scenografico perché l'impianto praticamente sei in mezzo a queste liane alte 5 metri e quando sono nel pieno del suo sviluppo sono veramente belle, fanno questi fiori che si chiamano coni e sono comunque verdi, però è molto bello, quindi crea effettivamente un ambiente molto affascinante. I giardini di lupolo, gli Hofgarten, che però l'ho detto male sicuramente in tedesco, sono mete anche di turismo. E ho scelto il lupolo ovviamente, insieme a due miei compagni di classe abbiamo vinto questo progetto dove, intervistando mia zia Michela, la presidente, e mio babbo, quindi Riccardo, abbiamo appunto spiegato come funziona la cultura e insomma è stato molto interessante. Sicuramente il periodo non è fantastico, anzi una mattina di questa tarda estate ho avuto una specie di incubo, ho detto oh, signor che adesso non apre più niente, chiudo tutto, no? Chiudo pizzerie, birrerie, non vendiamo più il luppolo perché non vendono più la birra, e come facciamo e tutto questo prodotto. E alla fine è venuta questa idea di utilizzare il luppolo anziché solo per la birrificazione, anche come parte erboristica. Quindi abbiamo creato un olio essenziale di luppolo e il suo idrolato, che ha delle proprietà simili alla canapa, quindi rilassante, quindi scioglie le tensioni e le ansie, quindi può essere utilizzato anche come aroma alimentare per dare proprio il sentore del luppolo. Siamo riuscite a portarlo avanti, voglio dire anche insomma fare grandi cambiamenti e a fare delle belle cose, stando sempre comunque insieme. Sono Concetta La Rocca, sono della Basilicata e sono proprietaria e conduco anche una piccola azienda agricola che è situata però nel comune di Colobraro. È una piccola azienda all'incirca di 8 ettari a ridosso del Parco del Pollino ed anche a ridosso del fiume Sinni, quindi in una vallata molto carina, molto particolare. Questa azienda è nata all'incirca poco più di 20 anni fa. Insieme a mio marito, appena dopo il matrimonio, abbiamo inteso acquistare dei piccoli appezzamenti di terreno, dovevano essere il nostro hobby. Erano inizialmente o dei seminativi o dei seminativi abbandonati. In alcuni casi erano proprio degli incolti, perché erano dei terreni di gente che era emigrata e quindi aveva abbandonato la lavorazione di questi terreni. Con il passare del tempo poi noi abbiamo deciso di fare dei miglioramenti e poi a poco mi sono trasformata in un agricoltore a tempo pieno, iscritta alla Camera di Commercio e quant'altro. I seminativi li abbiamo trasformati in oliveti, mentre una parte dell'incolto l'abbiamo trasformato e abbiamo scoperto la presenza di tante piante da frutto di varietà antiche, e questo perché l'abbiamo scoperto successivamente, quella era un'area destinata agli orti. Negli anni 70 fu costruita la diga sul fiume Sinni, la diga di Monte Cotugno sul fiume Sinni, e quindi in tutta quell'area quelli che erano gli orti furono abbandonati perché invasi dal fiume oppure da queste costruzioni, c'è l'acquedotto, la strada, e quindi non è stato più possibile. Infatti io ho una parte che non è più agibile perché ci scorre il fiume. Però quindi questi erano gli orti ed erano ricchi di varietà di frutta che furono poi abbandonati. Poi quando furono abbandonati i terreni furono abbandonati anche lì. E noi quando abbiamo cominciato poi a pulire, a togliere gli arbusti e quant'altro, abbiamo cominciato a trovare queste piante. Siccome io comunque sono originaria, i miei genitori comunque vengono da Colobraro, molte di queste varietà le conoscevo, le apprezzavo, le amavo pure. E quindi abbiamo cominciato un discorso di salvaguardia, ma questo in maniera autonoma, indipendente, senza particolari o precisi obiettivi.
Poi successivamente, all'incirca 6 o 7 anni fa, abbiamo cominciato con un gruppo di agricoltori di tutta l'area, quindi dell'area del Basso Sinni, abbiamo cominciato un discorso di valorizzazione di queste antiche varietà, in particolare di una che ha avuto anche, siamo riusciti a interessare anche Slow Food e ha avuto anche un marchio di Slow Food, quello dei presidi del gusto. E quindi da questo poi sono entrato in contatto con altre persone che si occupano di biodiversità, di salvaguardia ambientale, di sostenibilità anche agricola. E sono entrata in contatto con chi si occupa di studiare la biodiversità agricola della regione Basilicata, precisamente l'Alsia e la sede di Rotonda. E sono a questo punto loro hanno riconosciuto e hanno visto la varietà che esisteva in questo mio piccolo appezzamento e mi hanno iscritta come agricoltore e custode della biodiversità della regione Basilicata. Adesso sono anche nel registro nazionale degli agricoltori custodi e sono anche sito di conservazione di queste di alcune di queste antiche varietà. Io mi ci sono trovata comoda in questo discorso, c'era già mia intenzione occuparmi e salvaguardare questo, e quindi mi sono ritrovata benissimo in questo. Poi da questo abbiamo cominciato anche un discorso di coltivazione di piante officinali, piante spontanee che possono essere usate anche da un punto di vista officinale, diciamo è cominciato poi tutto un discorso di molto più generale, di valorizzazione di tutta l'area praticamente, perché poi non è solamente il tuo prodotto, poi diciamo promuovi anche le attività culturali che si fanno nel tuo territorio. In Basilicata hanno predisposto un itinerario degli agricoltori custodi della biodiversità e io sono in questo itinerario, ed è qui nata la necessità, il bisogno di far sì che possano venire nella mia azienda, di fare accoglienza. E quindi adesso mi sono iscritta come fattoria didattica. Le speranze per il futuro. Speriamo intanto che questo lavoro diventi un valore aggiunto per tutta la comunità che vive in questo territorio, indipendentemente di chi porterà avanti questo discorso dell'azienda, ma che resti come valore della comunità. Le cose che io faccio oggi possano poi essere utilizzati successivamente da chi, dalla comunità che vivrà, da chi vivrà intorno in quest'area, insomma. Mi chiamo Paola Corridori, la mia azienda sta in Val d'Orcia, alle pendici del Monte Amiata, e si chiama Biomavo e coltivo le piante officinali e aromatiche. Sono nata e cresciuta tra le Langhe e il Monferrato perché mia madre è piemontese, ma poi ho vissuto la maggior parte della mia vita tra l'Amiata e la Val d'Orcia. I miei genitori hanno fatto parte di quella popolazione italiana che negli anni 60 per lavoro hanno lasciato la campagna dove vivevano. In campagna hanno vissuto invece i miei quattro nonni. Ho visto vendemmiare i miei nonni viticoltori del Monferrato. Ancora oggi si raccoglie, tra le altre cose, le olive da un viale piantate da mio nonno, che ha piantato il giorno stesso della mia nascita. E quindi le mie origini sono contadine. E le ho nel sangue, nei ricordi, veramente. Poi ho sempre avuto passione per la chimica biologica e in particolare per tutti quei processi biochimici, reazioni che avvengono tra l'uomo e nei vegetali. Sono continuamente stupita e affascinata dalla perfezione della natura nella sua complessità e delle relazioni e dipendenze che scopro continuamente tra l'uomo e la natura stessa. Sono fermamente convinta che la prima vocazione di noi umani la realizziamo quando prendiamo consapevolezza e diventiamo custodi della nostra madre terra. Finiti gli studi, come tecnico di laboratorio chimico-biologico, volevo diventare erborista, ma poi mi sono iscritta a farmacia. Poi ho dovuto subentrare in un negozio di famiglia e lavorando non sono più riuscita a laurearmi. Ne ho sofferto parecchio. È stata comunque un'esperienza in cui ho acquisito competenze commerciali, mi sarebbero servite poi in seguito. Ho cominciato la mia carriera da contadina quando a 30 anni
il mio allora fidanzato, poi ex marito, mi portò nella sua proprietà di famiglia, abbandonata negli anni 50, con la fine della mezzadria. Sono stati anni in cui finalmente ho cominciato a realizzare il mio sogno. Sono diventata mamma di 3 ragazzi nel frattempo, che ho cresciuto da sola e che ora vanno quasi tutti all'università. Sono quindi diventata imprenditrice agricola, ho cominciato a ripristinare l'oliveto imparando da mio padre, che dopo la morte di mio nonno ha continuato a seguire l'azienda in Maremma, e ho seguito corsi sulla potatura della Confederazione Italiana, no? Della CIA. Poi ho avviato l'agriturismo, poi nel 2010 la svolta con le piante officinali e aromatiche. E anche se non conoscevo assolutamente da che parte cominciare, e soprattutto in un territorio dove la coltivazione era innovativa e non avendo la possibilità di confrontarmi con altre esperienze. Ma il destino mi ha voluto bene. E ho avuto la possibilità, insieme ad altri imprenditori, ma soprattutto ad altre imprenditrici, perché quello delle piante officinali è un settore in agricoltura che lascia molto spazio alla creatività femminile, di partecipare per 2 anni al progetto Mediste, un progetto di cooperazione internazionale finanziato da fondi europei, a cui aveva aderito la provincia di Siena e che aveva il fine ultimo di realizzare la tisana della Val d'Orcia. Da allora ho continuato a piantare le piante officinali, essiccandole e confezionandole come infusi, tisane e spezie da cucina, tutto biologico, fino ad arrivare alla loro commercializzazione. L'azienda ha una partita IVA, che è importante questo, che a tutti gli effetti ha il vantaggio di offrire sul mercato prodotti a marchio, realizzati insieme tra le aziende. Per il prossimo futuro sto lavorando per estendere la rete, stiamo progettando anche altri prodotti con l'Università del Polo Scientifico dell'Università di Firenze. E l'unica limitazione per entrare nella rete può in realtà essere biologici, toscani e avere passione per le piante officinali, tutto qua. Sono Valeria Villani, la nostra azienda si trova sulle rive del Po, nella Bassa Reggiana. È una zona pianeggiante ma con diversi tipi di terreno, perché abbiamo i terreni vicini al Po, abbiamo dei terreni argillosi, quindi abbiamo un insieme diverso di campi. La nostra azienda è costituita dalla mia famiglia, siamo io, mia madre, mio fratello e mio padre, ma già i miei avi, perché i miei nonni hanno sempre lavorato in agricoltura, i genitori di mia madre, i miei bisnonni, e quindi noi veniamo da una famiglia di agricoltori. Se abbiamo le radici diciamo in agricoltura. Noi lavoriamo soprattutto cereali, grano, mais e soia, e abbiamo attivato nella nostra azienda quello che è che chiamiamo oggi l'agricoltura 4.0. Perché agricoltura 4.0? Perché noi utilizziamo tutti dei mezzi avanzati, i nostri mezzi di raccolta sono tutti dotati di tecnologia che monitorizzano praticamente tutto quello che stiamo producendo metro per metro nei nostri campi. Inoltre abbiamo anche un sistema che gestisce tramite il satellite e ci fa le fotografie giornaliere di tutti i nostri campi, quindi possiamo sapere in tutti i momenti com'è il benessere delle nostre colture, se ci sono dei problemi, se hanno bisogno di essere irrigate, se invece l'acqua è abbastanza, e tutto questo ci permette di avere una sostenibilità idrica, perché possiamo irrigare solo al momento giusto e nelle quantità giuste. Inoltre possiamo fare anche dei piani di concimazione, guardando quello che si è prodotto nei nostri campi e come reagiscono le colture, noi possiamo concimare nel momento giusto, al punto giusto, con le quantità giuste, in modo da non andare a disperdere nell'ambiente i nitrati, cosa che al giorno d'oggi è una cosa molto importante, perché la sostenibilità ambientale è uno dei temi più importanti che affrontiamo oggi in agricoltura. Il momento che stiamo vivendo anche col Covid ci può permettere di dare a tantissime persone un prodotto salutare, un prodotto che preservi la propria salute. E questo, diciamo, è un contributo che l'agricoltura italiana dà a tutta la popolazione. Questo, secondo me, è molto importante al giorno d'oggi.
Quest'anno siamo stati insigniti del premio Bandiera Verde di CIA come miglior azienda giovane italiana nel panorama CIA. Nei nostri investimenti siamo riusciti comunque a mantenere aperta la nostra azienda, andare avanti, e siamo riusciti anche a avere un reddito per poter, diciamo, continuare a lavorare e continuare a portare avanti anche quella che è stata l'azienda familiare, l'azienda che hanno creato mio padre, prima di lui i suoi genitori, quindi la storia della nostra famiglia.